Ecco, allora adesso avete capito il segreto della scapigliata che è stata dipinta Mezzani, perché Leonardo, i riferimenti storici ci sono tutti, perché alcune cose sono state inventate, però Alessandro Farnese era vescovo e di Parma, ma anche di vescovo di Mezzani, quindi ci poteva stare, ma questa è la nostra storia in realtà. Devo fare allora, non lo so, le musiche sono di mio fratello e Azzaglio Dello, che magari non conoscete, e per caso ho saputo 6 o 7 mesi fa che faceva queste cose, e allora niente, penso che ci abbia dato un bel contributo, come tutti gli ospiti che avete visto, si sono messi in discussione, si sono fidati di noi, Pizzarotti che è qua, il sindaco di Parma, che ha fatto la sua parte, Michela Canova, che insomma anche lei ci ha fatto da guida, ma soprattutto ci ha aperto le strade in pilota, che non era così facile muoversi dentro quegli spazi. Gabriele Baio, quando finisce di riprendere lì, un altro attore che ha lavorato anche, volevo nascondermi, ha fatto un film vero, non come questi qui. E poi insomma tutti gli altri, vedo Meuccio, ma Cristalli che è stato lui a dipingere la nostra scapigliata, che non è quella, ma è questa qui, è questo quadro qua, che stasera c'era anche venuto in mente, visto che ce l'abbiamo, magari di metterla all'asta, no? Perché no? Siete in tanti, siamo in tanti, e se il quadro, quello lì, è 25 per 21 e costa 30, 40 milioni di euro, il nostro che è il doppio, ne varrà 60, 70 milioni di euro. Ma per la fiera, per lo sconto, con uno sconto della fiera, potremmo partire da 150 euro, 200, con rilanci di 50 euro per ogni picchio, cioè, non so se avete capito, cioè, minimo rilanci di 50 euro. Ti devo ringraziare ancora tanti, c'è mio figlio che è maionese, Davide Ferrari, che ci ha dato una mano per entrare dentro in Galleria Nazionale, e siamo stati supportati dei professionisti, Vincenzo si è nascosto, Vincenzo ti sei nascosto dopo aver fatto lì, poi c'è anche Nicola Di Michele che l'ho visto, eccolo là, che ci ha aperto le porte delle carceri e ci ha fatto una parte bellissima, e devo dire che ci ha messo proprio a disposizione tutta la sua esperienza, ha fatto cambiare Piccolini che si era presentato in brache corte, dai, puoi venire in brache corte e fuori dal carcere. Devo ringraziare la famiglia Rolli che ci ha ospitato, avete visto che bellissime quelle immagini, no, delle scene di Leonardo, proprio in quella casa, proprio ancora con i muri faccia vista, e lì abbiamo lasciato lì in set per 3 mesi con le seggiole, con tutto, e ci ha messo a disposizione tutto quanto. Che dire ancora, Harald Strozzi, tutti insomma tutte le persone, e poi le new entry, Paola in piedi un attimo, la scapigliata, Alessandra in piedi, Villar Collura, anzi di mio piacere, lui è un professionista della barzelletta, ha vinto la 6ª Canale 5, si è messo senza neanche sapere che eravamo, te sei venuto dentro, è vero? Non dire così, che c'è un bimbo piccolo, nel senso di giungere. Sì. Poi, vabbè, i nostri attori, cioè, li conoscete tutti, e quindi insomma, non so, così mi dimentico di cosa, Vittorio. Comunque, allora, l'abbiamo già acceso, guarda. Allora, Elio Fototecnica, per esempio, ci deve essere qua Tegoni, ci ha dato una mano, sia per le locandine, non ha voluto niente, ci ha sponsorizzato, e anche il quadro, no, tutta la cornice, tutto quanto,
ce l'ha messa a disposizione. L'altro ci ha regalato il quadro, Cristalli mi ha fatto una liberatoria e dice la regalo alla mezzana di fine, e noi diciamo la regaliamo all'asilo, visto che comunque tutto quello che facciamo è per raccogliere due soldi per il nostro asilo, tra l'altro stiamo costruendo due aule nuove per l'asilo nido, e quindi insomma tutto quello che viene incassato va lì. E quindi se qualcuno si la sente di offrire più di 150 euro, noi siamo qua. Visto che si parla di fiola, ecco. 150.000 franchi anche io ancora, guarda il resto. 150.000 franchi anche io dai. Va bene, grazie, comunque. Lupo 200 euro, Luigi 200 euro. Mattia 250 euro. Meuccio 300. Meuccio 300. Dai, io punto alto. Francesco Carmeni, scusa. 400 euro. Un applauso. Otello Zali. 500 euro, 500 euro, qua il gioco si fa duro, Merselli Meuccio 550 euro, ho visto una mano alzata dai fondo, qualcuno vuol dire 600 euro Francesco, c'è qualcun altro? Io posso comunque aspettare un po', perché insomma capisco che 600 euro sono tanti, però possono essere anche di pochi, dipende da che parte la vediamo, e possiamo anche, non lo so, se qualcuno vuole offrire qualcosa in più, se no non voglio. Allora, questo 6,50 Berselli Meuccio, 650, qualcuno ancora, Francesco, io 700 Francesco, 700, bravissimi, io quasi quasi, cioè, però, però, mai dire mai, lui si chiama veramente Gabriele Maio, e questa frase qui che veniva fuori così non era per caso, non era, proprio mai per caso. Quindi siamo arrivati a 700, giusto? Abbiamo detto giusto? No, allora a questo punto io chiudo a Francesco, giusto? Grazie mille, un applauso, 700 euro che vanno tirati tutti quanti all'asilo. Grazie, vieni Francesco, vieni, un applauso, grazie mille. Niente, la serata non è finita, abbiamo qualcosina dentro da mangiare, siete invitati, e il quadro logicamente abbiamo anche tutti i DVD se qualcuno li vuole, Anna e Mario ci pensano loro a distribuirli, e grazie ancora della presenza, veramente vi ringrazio tutti, spero che vi sia piaciuto, non lo so, a me è piaciuto. Anna, voilà. Perché hai citato tutti, ma qualcuno deve citare te, la mente di tutto questo. Comunque il padre è stato bravissimo, perché tutta la parte tecnica, la parte di sopportazione del sottoscritto, perché è molto bravo a dire di no, no, però lui è riuscito a trasformare tutti i miei pensieri in cose fatte bene. Grazie ancora. Vale.